Massimo, un bagnato in tempi di austerity, di crisi, ci si prende anche il tempo per una serata in una città fredda e terremotata come la nostra. Bella, io sono appassionato, diciamo, di tutta l'Italia, però c'ho mamma che è dell'Aquila. Non è vero, però dovunque vado dico che mamma è di lì. Cioè, io amo, adoro l'Abruzzo, appena sono arrivato, insomma, a parte l'accoglienza proprio proverbiale degli abruzzesi, a parte mamma che è dell'Aquila, quindi insomma continua a commuovermi, ho chiesto Trebbiano oppure Montepulciano, quindi c'è l'imbarazzo della scelta, come si mangia, come si beve, la gente, il calore, quindi cioè, austerity, cioè, la lasciamo al Parlamento europeo, lasciamo l'austerity. Senti, lo sbalzo di temperatura quanto è però tra Roma? Ho controllato 9 gradi l'Aquila, 15 gradi Roma, quindi sono quei gradi che insomma possono essere da corroborante per una serata fatta. Cioè, io ho bagnato, però non sono infreddolito. Purtroppo Ottavio, che poi vedrete, ci ha fatto arrivare senza auto, diciamo con aria condizionata. Ci avesse detto prima, andavamo a chi non interessa questo che sto dicendo, però insomma non è stato un viaggio agevole, soprattutto per l'autista Ottavio, che ci fa viaggiare senza aria condizionata d'estate e senza riscaldamento d'inverno, e poi adesso si sta ancora bene. Senti, quindi non è la prima volta che tu vieni qui, c'hai probabilmente qualche ricordo legato a questa città, mi sembra di aver capito. C'ho tanti ricordi legati a questa città, soprattutto perché ci sono amici nei paesi, non so, da Avezzana a Sulmona, a Pacentro, a Scoppito, addirittura. Sono andato a lavorare a Scoppito, quindi adoro l'Aquila, adoro questo popolo, questa gente, quindi dobbiamo essere uniti, forti, sempre tutti per uno, uno per tutti, con il gemellaggio Roma-L'Aquila, è un'autostrada, è un asse, ma non de ferro, un asse bello, un asse che farei solo pieno di bottiglie di Montepulciano, farei Roma-L'Aquila pieno di bottiglie di Montepulciano, quindi cioè, notoriamente insomma, siamo a pochi metri e ci vogliamo bene, Romanità e gemellaggio, chi fa piacere questo gemellaggio, soprattutto la settimana pre-derby, anzi stiamo proprio vivendo la settimana, è vero. E spero che tutti quelli dell'Aquila possano di fare Roma. L'ultima domanda, poi ti lasciamo andare a mangiare la pasta. Senz'aglio, a proposito, senz'aglio. Sì, a posto. C'è l'aglio, vabbè. No. No, dico, c'è la consapevolezza di avere un ruolo particolare, perché chi viene qua all'Aquila e non è piaggeria oppure seriamente, è una città che ha bisogno di un piccolo aiuto da chi è esposto pubblicamente, da chi fa il comico, da chi fa il cantante, gli artisti, non, perché i politici non ascoltano proprio. Chi... Ma io ho sentito delle cose qualche giorno fa, cioè da una persona che in qualche maniera dovrebbe dare delle frasi per incitare, no? La popolazione e soprattutto l'aquilano, che lo ricordiamo, insomma, è tenace. Io sono d'origine calabrese perché mio padre, però in quanto a, diciamo, in quanto a caparbia, insomma, l'abruzzese ne sa qualcosa, quindi ho sentito dei confronti rispetto a delle etnie, cioè cose proprio che non stanno in cielo né in terra, quindi io con una battuta direi, a un certo punto io una persona prendo, gli levo casa e gli dico guarda, vedi, sta a fare i capricci, quello si è comportato male, quindi non diciamo, non posso dire parolacce, però, perché no? Qua Bruce Webb non diciamo amenità, quindi io ogni volta mi emoziono e questa sera la faccio più che mai volentieri, perché dopo essere andato qualche tempo fa Scoppito con altri colleghi, insomma, che sì, hanno seguito dopo la mia prima serata, sono state altre due, poi con il grande ci sono due qua, sì, due presenze alle spalle, sono stato un po' in giro per l'Abruzzo, quindi io ogni volta che vado a fiuto, seguo Tartufo, seguo Lino, tornando al discorso di prima, doppia emozione per quello che rappresenta l'Aquila, rappresenta una grande, diciamo, forza e soprattutto l'unione tra i concittadini e le persone che si sono rimboccate le maniche veramente e che si sono reinventati. Quindi per me questo vale più di tutto, più di qualsiasi considerazione. Massimo, i ravioli sono se freddano, grazie e torna presto. Sì, anche perché faccio la dieta del mirtillo, sì, me vado a mangiare tutto tranne il mirtillo, quindi buon appetito. Grazie. Beh, come la barca lascia la scia, io vi auguro buona fortuna. Ma è venuta la rima, però era buona. Grande Massimo.